a livello internazionale, oltre che a livello europeo. Perché quest'oggi abbiamo avuto modo anche di leggere un'interessante inchiesta relativamente alle possibilità che la Grecia fuoriesca dall'euro. A rischio sono 270 miliardi tedeschi. Insomma, gli investitori, sull'onda della paura per l'uscita di Atene dell'euro, sembra che siano in fuga dalla stessa Europa e soltanto le banche tedesche potrebbero perdere 270 miliardi nel caso in cui questo scenario diventasse realtà. Cioè nel caso in cui la Grecia dovesse uscire dall'euro. Intanto i più vicini al contagio, come dicevamo anche con i nostri ospiti precedenti, sembra che siano proprio i paesi più deboli, con Spagna e Italia in pole position rispetto a tutti gli altri. Insomma, la crisi va avanti, la crisi continua. Questo ha già parlato anche il presidente Mario Monti, che ha detto che non ha mai usato la parola austerità. L'obiettivo rimane lo sviluppo. Il segretario del Partito Democratico, Pierluigi Bersani, ha fatto sapere che l'obiettivo dovrebbe essere quello di ridiscutere i vincoli dell'Unione Europea. A proposito di Partito Democratico, noi abbiamo il piacere di ospitare sulle nostre frequenze l'onorevole Fassina, responsabile economico del Partito Democratico. Buonasera, onorevole. Buonasera. Buonasera. Dunque, partiamo da queste dichiarazioni che sono state rilasciate nella giornata di oggi dal vostro segretario, cioè la proposta di ridiscutere i vincoli dell'Unione Europea. Sì, ci sente? Ecco, partiamo da questa proposta. Come la giudicate? Ecco, insomma, perché pensate che sia così importante? Perché imprese e lavoratori sono in grandissima sofferenza e continuare a inseguire degli obiettivi raggiunti che fanno così male all'economia reale, cioè alle persone, alle imprese, ai lavoratori e poi non consentono neanche di essere raggiunti perché appunto colpiscono l'economia reale non ha senso. Abbiamo bisogno di dare un po' di ossigeno all'economia da subito e quindi proponiamo di fare un po' di investimento in funzione delle regole che definiscono i limiti del deficit. La politica di austerità, insomma, che è stata imposta in parte dalla Francia, in parte dalla Germania, per quanto riguarda la Grecia, l'ha portata di fatto ad una situazione, in cui si inizia a parlare di uscita dall'euro della stessa. Sì, Quanto. Sì, prego. una politica sbagliata. Oggi da Bruxelles si dà la colpa ai greci, il governo conservatore greco dal 2005 al 2009 ha imbrogliato i conti, ha fatto tanti errori, ma poi il programma che è stato cucinato tra Bruxelles, Francoforte e Washington è un programma che non funziona, è stato così duro da scatenare una recessione profonda e da far aumentare. Ecco, abbiamo perso l'onorevole Fassina che sappiamo essere in treno, quindi provvederemo a recuperarlo quanto prima. L'onorevole Stefano Fassina, che ricordiamo responsabile economia e lavoro del Partito Democratico. L'abbiamo nuovamente con noi, onorevole? No, l'abbiamo perso. E allora, riproviamo. Il prossimo dovrebbe essere, tentativo dovrebbe essere quello buono per la teoria dei numeri e delle possibilità. Ma comunque la questione, da alcune dichiarazioni anche che abbiamo avuto modo di leggere sulle agenzie, rilasciate quest'oggi proprio dall'onorevole Fassina, certo l'Italia non è nelle condizioni della Grecia, ma gli obiettivi sul deficit definiti andrebbero in qualche modo rivisti. Questo, insomma, è il sintesi e il pensiero che abbiamo avuto modo di cogliere dell'onorevole Stefano Fassina. Ecco, l'abbiamo ancora di Sì, nuovo con noi. Eccoci. sì. Ecco, dicevamo appunto di come sarebbe una sconfitta questa uscita dalla Grecia Sì, dall'euro. sarebbe una sconfitta politica per tutti, perché l'euro è la nostra ancora di salvezza, nostra come europei, nostra come lavoratori. Dobbiamo rilanciare l'integrazione politica, non tornare indietro sull'integrazione economica. Ecco, ma l'Italia in che modo sarebbe colpita da un'eventuale uscita dall'euro della Grecia? Sarebbe colpita certamente sui tassi di interesse che aumenterebbero in modo significativo, perché una volta che si infrange questo tabù, ricordo che l'uscita dall'euro non è prevista neanche nei trattati europei, una volta che si infrange questo tabù sarebbe difficile convincere i mercati che altri paesi non possono fare la stessa fine, quindi il rischio paese aumenterebbe significativamente, lo pagheremmo con i sui mutui, sui prestiti alle imprese, sulla finanza pubblica, sarebbe. Ecco, abbiamo nuovamente dei problemi di comunicazione con l'onorevole Fassina. Lasciamo stare. Eccoci, eccoci, eccoci. Sì.
Ecco, dicevamo avremo dei problemi e poi ci siamo interrotti. Ecco, ci siamo interrotti di nuovo. E allora facciamo così, cerchiamo di recuperare l'onorevole Fassina, perlomeno per i saluti, insomma, per ringraziarlo della disponibilità nonostante sia in viaggio. Lo sapevamo da prima, insomma, abbiamo voluto comunque fare un tentativo e anche l'onorevole Fassina si è dimostrato molto disponibile, come sempre, nei confronti nostri e della nostra emittente, non soltanto della nostra trasmissione, insomma, ci fa piacere perlomeno riuscire a salutarlo. Ecco, allora vedo Matteo che è riuscito a recuperare l'onorevole almeno per un saluto. Eccoci, onorevole. Sì, mi dispiace, purtroppo abbiamo degli evidenti problemi di comunicazione, sì, ma ci aveva, sì, avvertito, quindi siamo a questo punto a ringraziarla, magari ci diamo grazie appuntamento in una condizione migliore di telecomunicazioni. Grazie a lei per la disponibilità. All'onorevole Stefano Fassina, responsabile economico economia e lavoro del Partito Democratico, insomma, quello che abbiamo ascoltato ci è bastato per capire quale sia la sua posizione. L'uscita della Grecia dall'euro sarebbe una sconfitta politica, perché a quel punto non è in gioco soltanto il futuro della Grecia, ma dell'intera Europa. Fallirebbe quindi un processo storico, un processo di classi dirigenti che di fatto si sono assunti la responsabilità di non mettere nemmeno nello statuto, diciamo, un vincolo che permettesse l'uscita dall'euro dei vari paesi, e probabilmente andrebbe a creare anche un precedente per quei paesi più a rischio contagio anche, che sarebbero direttamente purtroppo la Spagna e l'Italia.